Scusami, siete interrotti. Dicevi, come ti sei avvicinato alla pagano a giocare a basket? Sì, ma... però, anzi, senza però, a meno che io mi ricordo, la prima squadra che ho che andavo a vedere le partite con più frequenza, la Magica, con la Frag a Gradisca. Beh, a Gradisca di Tonza. C'è stato un periodo in cui abbiamo visto, sono andato a vedere molte partite della Falconstar. Amo Falcone. E parallelamente a questo, Dominio incontra stato in campetto. No. Vabbè, no, quello sì, anche. Anche. Però prima con i vari NBA 2K. Ma che c'entra? Vabbè, ok. Ho capito. È un po' tutto insieme, no? Poi anche guardando le partite in TV, eccetera, eccetera, no? Quindi questo è stato il percorso di avvicinamento. Quindi sia a tutto tondo, sia live, diciamo, quindi andando a vedere le partite, giocando in campetto, cioè principalmente fine medie e durante il liceo, e poi indirettamente guardando le partite in TV quando le trasmetteva Sky e giocando. Ma secondo te, io te ci siamo conosciuti per via del basket o per via della scuola? Basket. Sì? Dici? Penso di sì. A Gradisca? Sì, dalla Frag, dopo scuola, eccetera, eccetera. Ok. Però sì. Ma la mia domanda, l'altra curiosità era, perché non hai mai giocato? Perché ti piaceva più il calcio che tu giocavi a calcio? Sì, nel senso che io ho giocato a calcio nelle giovanili fino... No, dai Pulcini, quindi sì. Adesso non mi ricordo l'età dei Pulcini, i primi anni di elementari, fino a la terza media. Ah, boh, tanto allora, Terza media, prima superiore no, non più, se non sbaglio. Quindi fino agli esordienti allievi, dai. E a Gradisca Romance. E nel frattempo avevo fatto un nuoto. Oddio, è vero! A Monfalcone, un anno. E poi ho rifatto un anno, anzi due mi pare, di nuoto. Avevo preso anche dei brevetti, robe del genere. Qui per fare il bagnino, sì. E dopo basta, sostanzialmente è questo. Comunque sì, no, perché non ho mai giocato, perché non... Nel senso, ormai era troppo tardi per iniziare ed era... E mi divertivo di più andare a giocare con gli amici in campetto. Tutto qua. Questo è il... Magico campetto del Brovedani a Gradisca. Esatto. Chi è delle nostre zone saprà, ma non ci sarà. Che adesso penso di non metterci piede da un paio d'anni ormai. Perché c'è un altro campetto dietro il palazzetto della Frag. No, hai tradito il Brovedani? Brutto così. Ma già da qualche tempo vado più spesso là. Comunque sì. Brutto gesto questo, secondo me. Che sì. Poi tu, tra l'altro, a proposito, ti sei prima... Perché io parlavo sempre col ragazzo del primo episodio, Edo, che lui si è avvicinato prima al basket italiano, perché lui è di Siena, no? Sì. Tu anche sei... Hai visto prima il basket italiano del basket NBA? Sni. Perché tu di basket italiano vecchio... Cioè io non so neanche... Che... Il basket italiano non ho mai seguito con... Sai cosa? C'è stato un periodo in cui l'ho seguito con un po' più di interesse quando lo trasmetteva Sky anni e anni fa. Messana, Siena, quegli anni là. Sì, quegli anni lì. Ok. Ma perché semplicemente c'era più disponibilità, nel senso che in TV mostravano le partite più regolarità rispetto a l'NBA, per esempio, no? In cui vedevi una partita ogni due o tre giorni, dai, praticamente, anzi anche forse una ogni settimana a volte. Mio papà anche giochicchiava una volta, però sì. Però il calcio è rimasto... Sì, perché... sì, perché ma alla fine... Nel senso... un problema. No, nel senso che adesso seguo entrambi, ovviamente, mi piacciono entrambi. Dio, da certe uscite che fai non so se sembra... Cioè, non sembra che segui il basket, però... Ma vaffanculo. Però... No, però. Nel senso, mi piacciono entrambi, seguo entrambi, e se vedo una partita di calcio che mi ispira la guardo, se vedo una partita di basket che mi ispira la guardo, e viceversa.
Sì, ma se devi scegliere, guardi la partita di calcio, questo dico. Dipende, dipende dalla partita, nel senso, se mi metti davanti la finale dei mondiali, la finale del Champions League, una cosa così, oh, sì. Okay. Se mi metti una partita di... Vabbè, ma se mi metti la finale dei mondiali Cremonese, di calcio... Lecce, che ma, ce l'ha certo, tutto il bene, però... NBA, è chiaro sì, che... Sì, ma no, certo, certo. A parità di importanza dell'evento e tutto, magari guardo più la partita di calcio, ma... Sì, non per... Cioè, non c'è un motivo, nel senso. L'unica cosa, ecco, differente è che mentre a calcio tifo una squadra, nel basket no. Cioè, no, nel senso, simpatizzo per... Non distruggiamo un mito. Simpatizzo per, un, per una squadra in particolare, ma perché? Perché mi piaceva un giocatore piuttosto che un altro, no? Quindi... parlo di NBA in questo caso, sì. Non di campionato italiano, che adesso non seguo neanche più di tanto, cioè vedo ogni tanto i risultati del Trieste o cose del genere, ma dopo. Però nel basket NBA, che è anche più fatto per un per farti appassionare al singolo atleta rispetto che alla squadra, forse. Vero, vero, sì. Cioè è strutturato forse più per quello, no? Soprattutto noi non, che non siamo... Sì, che non siamo... esatto. Ti identifichi più col giocatore che con la squadra, quindi io sinceramente sì, simpatizzo per una squadra, per Dallas Mavericks, ma perché diretta, esatto, sì. Ma perché semplicemente c'era un giocatore che a me piaceva molto e che quindi lo idolatravi, sì. No, le idolatravo, nel senso lo stimavo e quindi seguivo la squadra per lui. Poi se vinceva il titolo ero contento, se non vinceva il titolo pace sì, non certo, è che certo. Mentre magari per il Milan in per la finale di Champions contro Liverpool ancora io la finale di Istanbul non 2005 non esiste, non, esiste. Cioè, non è mai stata giocata, io per 10 anni non ho visto gli highlights di quella partita. Ho capito. Come hai fatto e come ti è arrivata la maglia di Waiters, voglio sapere. Ci deve essere, cioè ti devi ricordare, chi è? L'hai comprata tu, te l'ha regalata? No, da dove io. Ti viene fuori? No, l'ho comprata io al... semplicissimo in realtà. Ah sì? Ah ok. Sì, sì, pare dall'NBA Store se non sbaglio, che c'era. Ma tu sei andato all'NBA Store e hai comprato la maglia di Waiters? No, non fisicamente, okay. online. O da un altro sito, non mi ricordo, ma mi pare dall'NBA Store... Adesso non mi ricordo con certezza. Ma... Però l'ho presa. Perché era sconto? No. No, perché era Dion Waiters. No, non ci credo, certo. Dai, non ci credo. Certo. Non ci credo. Ma ci sarà stato che era l'unica in sconto. No, no, non è in sconto perché giocava ancora a Miami. In quel... no, certo. Cioè, di solito mettono in sconto le maglie che non vecchia, sì, vero, sì, vero, no, che sì. Non vendono. Giusto. E c'era la maglia di Dion Waiters. Ho detto, cazzo. Cioè. Perché ho pensato... Cioè, proprio così l'immagino. Trovata, cazzo! Esatto. Cioè, è impossibile stato proprio non comprarla. Perché io ho detto... Cioè, la maglia di... Mi sarebbe piaciuto prendere una maglia di tanti giocatori, no? Nel senso, non so, Ja Morant, di... Però quelle mainstream, so, dici che... Esatto, no? Però dico... Quanti in Italia possono dire c'ho la maglia di Dion Waiters? Ma che io sappia, tu! Quindi, quale prendo? Non c'era quella di Lance Stephenson, ho preso anche, se no era un po', era un po' così, però ho sì. Preso quella di Dion Waiters. No, non l'ho pagata $120, l'avrò pagata... Da 70-80 euro probabilmente. Poco meno, dai, sì, 60, lo so adesso, non mi ricordo, però... Non le Swingman, le altre, come si chiamano, boom, quella roba sì. Lì. E quindi tu mi dici che è stato... Volontario, ma è stato molto semplice. Semi volontario. Carmelo, quando è arrivato a casa, Anthony. Io ovviamente tracciavo la spedizione dal col corriere da lo hacker. Sì. E mi è arrivata, la apro, no, e controllo che sia tutto a posto. La vede mio papà e mi fa questa semplice domanda: e che cazzo sei, Dion Waiters? E io l'ho guardato, tipo, è presente il meme, quello di Joker, quello no, non puoi capire. Quella cosa, tipo, non puoi capire. Ci sta, ho capito. No, gli ho spiegato che era un giocatore molto forte di Miami, eccetera, eccetera. Era il periodo in cui aveva messo quel buzzer beater con i Warriors. Wait, e loro non lo sapevano, tra l'altro.
No, esatto. Aspetta. La prima volta che ci avevi droppato questa grande sorpresa era stato il video della gara delle schiacciate in giardino a casa nostra, se ti ricordi. Sì. Secondo me sì, è là che avevi... Me la ricordo. No, era un video insieme, sicuro. La maglia però... di Waiters e anche quella di David Moss, poi. Grande quella di David Moss. Come fai a... Cioè, c'è una storia dietro la bomba tranquilla dalla punta? Cioè, nel senso, te la sei inventata sul momento? Sì. O sei arrivato lì e hai detto, oggi li faccio... No, il tiro dalla punta e la chiamerò la bomba tranquilla dalla punta. E aspettavi di... No, è semplicemente nato tutto così spontaneo. Tutto così spontaneo. Le cose belle, semplicemente, no? Semplicemente non pensavo neanch'io che diventasse così un trademark, mettiamola così. A differenza del tiro, quello cadendo di lato, che... Quello l'avevi pensato invece, studiato? Quello era studiato. Provato in allenamento. No, perché quando andavo a giocare in campetto, non chiedetemi perché, ma capitava che ogni tanto facessi questo tiro qua. Vorrei chiedere perché, però vabbè. No, nel senso perché? Perché in partita, lì, 3 contro 3, cazzo, giocavamo, e ogni tanto mi veniva da fare quel tiro lì. E... obiettivamente lo segnavo abbastanza. E quindi ero già partito con l'idea di fare quel tiro lì. Poi la bomba tranquilla da punta è venuta così en passant. Mentre quello lì era più, diciamo, studiato, ecco, come movimento e come tiro. Era già più provato. Ho capito. Ti volevo chiedere questa roba, ma vedo che la stanno chiedendo anche loro, che secondo me non è giusto come lo dicono loro, la passione per il college americano, perché tu alla fine hai un po' di interesse, fascino per il college, cioè so che non segui, per l'amor di Dio. No, sì, nel senso... Però hai quelle uscite... Gaza. Del college, Gaza, no? Sì. No, semplicemente perché... No, non è la passione, mi pare un po' troppo, nel senso... Non mi sentirei di definirla passione. Semplicemente anche questo... L'interesse, mettiamolo così, più che passione, in interesse, è nato da quando trasmettevano abbastanza spesso, mi ricordo dopo, negli orari, diciamo, pomeridiani, subito dopo la fine della scuola, no? Nel primo pomeriggio, così, ogni tanto mostravano qualche partita di college basket. Sempre su Sky. Sì. E lì avevo iniziato a guardare, no? Diciamo interessarmi in maniera molto blanda, ecco, queste partite qua, perché erano anche un po' diverse, sono tuttora un po' diverse rispetto al basket europeo-americano a livello NBA, diciamo, no? Perché alla fine già proprio come regole, come tipologia anche proprio di tifo, di ambiente, che è più... quasi un po' più europeo. Beh, diciamo, sì, che NBA, tifo, no? Sì, come seguito, passione, eccetera, no? Esatto. Beh. E quindi c'è questa cosa diversa rispetto al basket NBA, che seppure magari la qualità del gioco dei giocatori sia inferiore, ovviamente, perché a parte 2-3 prospetti per squadra, di quelle squadre d'elite, no? Gli altri... A parte chi non continuerà proprio la carriera di cestista, esatto. Sì. C'è chi magari fortunato va in Europa, va in Cina, va da qualche parte così a giocare, però sì, il livello non è così elevato. Però è tutto il contesto, le rivalità, le cose, no? Che ti un po', sì, un po' mi affascina. Infatti avevo letto poi... Sei andato a vedere anche dal vivo la... Una partita di college basket, no? Sì. Divertentissima, sì. Partita. Madonna, veniva 40 punti. però, vedi, a parte che avevo letto, sapete, te l'ho impresso in caso, il libro di Alessandro Mammoli, si chiama Basketball Revolution, mi pare, una roba del genere si chiama, non mi ricordo il nome. No, Revolution, però, era una cosa così. Sì. E precedentemente altri libri comunque di basket, perché comunque... Dico, essendomi interessato allo sport in generale, pur non praticandolo, comunque leggo, mi seguo, mi informo e magari se c'è qualche libro interessante me lo sono letto. Basketball Journey, esatto.
Ho letto quello, ho letto Black Jesus di Federico Buffa, Eleven Rings di Phil Jackson, e via dicendo, no? Tutti questi bei libri qua, che sono molto interessanti. Capisci le squadre da dove provengono, da che contesto provengono, infatti il libro quello lì di Basketball Journey di Alessandro Mammoli, che è più un libro sul viaggio che lui e altri fanno lì, no? Seguendo i vari step, no, dei vari college, e è una cosa secondo me molto interessante, almeno che a me affascina più che appassiona, nel senso che non è una passione per il college basket, ma è un interesse così, diciamo, fuori. Sì, ti affascina. Sì, sì. Ti affascina. Sì. Quindi non è che io seguo il college basket, nel senso che mi metto lì a guardare i tabellini e cose, cioè, quello lascia il tempo che trova, sì, guardo magari la finale della March Madness, vabbè, cioè, forse sì, guardo anch'io, sì, sì, le robe così, però sì, non, è nato comunque dal fatto che la mostravano in TV qualche volta, quindi te la vedi basta. È chiaro che sia meglio adesso, però a me dà l'impressione che ci sia talmente tanta scelta di cose da guardare che poi alla fine non finisci per guardare niente, tipo. Sì, quello è vero. No? Infatti prima di venire qua, poco prima di cena, ho visto che su Sky davano Pelicans contro Philadelphia. Mi sono visto giusto 3 minuti. Dopo, sinceramente, mi sono toccato. Sì, ma nonostante era una partita, anche una bella partita. Era una partita, sì, anche punto, sì, a punto, quello, sì, non detto. Sì, sì. Però veramente non mi. Ma non so se anche nel calcio un po'. L'unica cosa che rimpiango, ecco, che mi sarebbe piaciuto, diciamo, che ci sia ancora, ma cioè che fosse proseguito la presenza di Federico Buffa con la telecronaca. Sì? Sì, molto. Perché ogni tanto, ti dico, ogni tanto magari. Però anche quello è cambiato un po', secondo me, il mood di fare la. Cioè, anche per quello tranquillo sta un po' stancando, perché è cambiato anche lì il modo di fare telecronaca, secondo me. Cioè. No, io ti dico, rispetto alle partite, ecco, rispetto al calcio. Sì. Preferisco il modo di fare la telecronaca del basket NBA che c'era con Buffa e Tranquillo. Cioè che fai la tele. Non è una telecronaca in realtà, è più una quasi una discussione, un dialogo. Ti dirò così. Su quello che succede nella partita. È quasi un podcast che va molto di moda adesso. Sì, cioè, e nel mezzo commenti una partita. Sì, perché nel senso, nel calcio. Non tutti ovviamente, ognuno magari ha il suo stile, per carità, no? Di telecronaca eccetera, ti raccontano quello che succede, no? La maggior parte dei casi, sì. E ti danno poi anche delle curiosità, delle note, no? Sì. Alcuni, quelli più bravi magari. Nel basket, almeno su come l'ha impostata la telecronaca Federico Buffa e Tranquillo, che poi sono stati è stato proseguito più o meno lo stile con Mammoli eccetera, no? Tutti quelli lì. Crespi. Esatto. Ma la sai l'ultima di Crespi? E più. Che cosa? Gian. No, cosa hai detto? Ah, sì. Quello è Antetokounmpo nervoso. Sì, 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 a Natale, sì, sì. Nervoso. Ah, è vero, era sì, di Natale, sì. Scusami. No, cioè, io dico. Preferisco personalmente lo stile. Quello stile lì. Che era più un. Sì, commento quello che succede, però ti racconto tutto quello più quello che c'è intorno, no? Anche magari con metafore che però erano, bisogna dirlo, che erano poco riconoscibili per uno che non era già un minimo dentro, sì, sì. No? E, cioè, tante volte veniva dato per scontato delle cose che uno che accendeva la partita senza mai aver visto una partita di basket, sì. Accendeva lì. No, capivo un cazzo di quello. Ecco, difatti, nel senso. Difatti, guarda, colgo il commento di Nicolino. Sono d'accordo che adesso Mammoli e Soragna fanno l'evoluzione, secondo me, di questa cosa qui. Un po' meno aulica, più terra-terra, più social. Sì. Ma quando commentano la partita, perché vanno d'accordo, sono molto amici, come potremmo essere io e te, sì. Solo che sanno fare molto bene le telecronache. Riescono a fare una puntata di Area 52, che loro
sì, podcast, so, Twitch e avanti, e nel mentre commentano la partita ogni paio di azioni, che è quello che piace fare nel mio piccolo, nel mio non saperle fare anche a me. Cioè io faccio la telecronaca, ma nel mentre una cazzata qua e là la racconto, insomma, se c'è una cosa da citare la cito, insomma, nel mio piccolo, per l'amor di Dio. Perché per quello io una cosa del calcio che odio sono le telecronache. Adesso dopo c'è l'estremo Adani che è insopportabile per quanto mi riguarda, però anche quello, Pirlo, Gattuso, passaggio corto a... No, è quello sì, Totti. Però, Totti, nel senso, secondo me è un po' una scelta stilistica, nel senso che da una parte è fatta in un modo, cioè questo qua, che a me che vedo la partita, che magari seguo, eccetera... radiofonico, diciamo. Sì, nel senso è più... magari appunto fatta per un pubblico che, se tu chiudi gli occhi e ascolti quello che dicono, ti immagini, riesci a capire quello che succede, no? Sì, nel basket, cioè nel commento di fatto a mo' di buffa tranquillo e via dicendo, se tu chiudi gli occhi non capisci un cazzo, cioè nel senso non immagini la partita, sì, no? Certo, perché certo. Il massimo che ti dice prenditi un po' d'acqua se vuoi, no, boh. Ti dice quello che è stato fatto subito dopo, poco dopo che è successo, no? Ti dice, e intanto Embiid va canestro, che cazzo ne so. Cioè, però non ti racconta l'azione, no? Ti racconta magari tutto quello che c'è dietro. E nel caso dovremmo dire tipo Lele Adam, Giorgi che esagera, appassito. Però secondo me c'ha questo modo di fare che è un po' più tendente verso quel... lo stile della telecronaca NBA, chiamiamola così, no? Poi vabbè, lui fa la seconda voce, quindi non è che deve raccontarti l'azione, deve fare il commento tecnico, in realtà non è che... cioè quello che doveva fare Buffa, no? Con tranquillo, sì, che faceva la prima voce. Sì, sì. Però sì, questo. Io personalmente preferisco il tipo di telecronaca dell'NBA. Cestistico, sì. Sì. Però non so se può essere... utile, se può essere, diciamo, funzionale, ecco, anche in altri sport, tipo calcio, tipo anche altri. Non penso ci sia niente dietro a Urgauskas nominato come primo all-star, cioè semplicemente che sei un coglione, questo è l'unica cosa che c'è dietro, credo. Ormai sono giunto a una conclusione. Orca boia, addirittura, così me lo dici dal nulla, sentiamo. Che... la questione del GOAT. Sì. Posto che primo postulato. Devo usare le mani avanti, vai. Prima premessa. Il basket, come il calcio e anche altri sport, non è la prestazione nel basket non è misurabile. Nel senso, non è misurabile come altri sport, per esempio atletica, nuoto, eccetera. Tu hai un record del mondo che viene migliorato e quindi quando uno lo migliora automaticamente è il migliore del mondo, diventa il GOAT o comunque il migliore del mondo. Sì. Nel basket, nel calcio, eccetera, no. Sì. Ciò mi fa pensare che sia una cosa molto soggettiva, no? Sì. Nel senso, io preferisco uno rispetto ad un altro. Mm. Rivedendo The Last Dance mi vengono in mente certe cose, certi punti a favore di MJ rispetto a LeBron, eccetera. E sono giunto alla conclusione che l'NBA, diciamo dagli anni 60 dai, in poi, sì. Secondo me, questa è la mia, per quello dico è soggettivo. Ho paura dove possa andare sta frase, sì. Anche perché continua a ripetere che è soggettivo, quindi è grossa questa. Più volte lo dici, più è grossa quello che devi dire. Dagli anni 60 fino adesso, sì. Ha avuto, secondo me, 4 GOAT. Il primo, che va dagli anni 60 a inizio anni 70, Bill Russell. Wilt. Già sono sorpreso, ok. Wilt. Vabbè, ok. Anni 70, 80, così, metà anni 80, dai, che era Karim. Ok, va bene, sì. Karim. Certo. Poi MJ fino ai primi anni 2000, sì. Cioè fino al fine anni 90, dai, ecco. E poi LeBron. Sì. Quindi questi secondo me sono stati quattro
che dici? Del tuo Mount Rushmore. Esatto. Diciamo, esatto. Così. Che lo potevi dire in una frase bastava. Il mio Mount Rushmore è questo, questo, questo e questo. Però è molto bello questo discorso che hai fatto. Prosegui pure. Ognuno può preferire uno ad un altro. Sono un po' perso, devo dire la verità. Però finisci che voglio capire dove stai arrivando. No, dico, ognuno può preferire e dare più peso a una cosa rispetto a un'altra. Nel senso, tu mi dici... Oppure io ti dico, bene. Nel senso, io ti dico, LeBron per me è stato un giocatore più all around di Jordan, no? Lo parlano proprio anche le statistiche stesse, no? Lo dicono. Jordan però c'ha il fatto che lui era in finale sei volte ha vinto. Cioè. Ha perso una serie di playoff in 10 anni praticamente con i Magic. Beh, insomma, prima di carriera ha preso il cazzo. No, sì. 5-6 anni consecutivi. No, no, dico, nei 10 anni da quando ha vinto il primo titolo al ritiro, ha perso una serie con Orlando che gli era tornata da poco. Tre mesi, sì, ok. Quindi tu mi dici, ok, io do più peso a sta cosa qua rispetto a il fatto che non era all around come le prom. Che è lecito. È lecito. Cioè. Sì, no. Che però è lecito. Dipende tu a cosa dai più peso. Tu qua. Ma scusami, tutto sto pippone per dirmi cosa alla fine. Dipende a cosa dai più peso. Che ci sono ottimi punti a favore dell'uno e dell'altro. Cioè, io tra i due prendo comunque LeBron. Ah! Dopo tutto sto pippon! Io comunque. Vabbè. E vedi, Steffi che chiede. Quindi se è soggettivo, qual è il tuo? LeBron, vabbè, ok, va bene. Sto pippone un'ora. Che figata. Vabbè, ok. Ci sta. Però riconosco che ci sono dei punti nettamente a favore di MJ. Dell'uno e dell'altro, sì, certo, sì. Certo, ok.